Matteo Salvini ritorna da Pontida, dal successo di Pontida, dove è stata la manifestazione con il record assoluto delle presenze. Si parla tra i 60 e le 100.000 persone, addirittura i pullman sono triplicati quest'anno da 105 dell'anno scorso a quasi 300. Quindi il giorno dopo che Matteo Renzi, l'altro Matteo, si scissiona, si stacca dal Partito Democratico, Salvini torna appunto a parlare di alcune cose e fa proprio le sue classiche dirette su Facebook e parla appunto come prima cosa dell'attesa manifestazione del 19 di ottobre a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Più che una piazza è una distesa gigantesca dove è sempre stata usata dalla sinistra per fare le feste del 1º maggio, quindi anche un luogo simbolico dove ci sarà Fratelli d'Italia, la Lega, ci sarà anche Forza Italia che ha accettato l'invito di Salvini e di Meloni e ci sarà probabilmente anche Toti, Giovanni Toti. Voi sapete che Salvini ha sempre detto: reputo Di Maio un amico, siamo stati amici, non vedo perché adesso non dovrei più esserlo. Gli amici per me sono sempre amici, però si prepara ad attaccare anche lui. Probabilmente ha capito che il Movimento 5 Stelle è più sinistra che centro o centrodestra, quindi è un movimento che naturalmente tende alla sinistra, anche se la odiate ed è nato contro la casta, ma è un partito di centrosinistra, il Movimento 5 Stelle, che nasce per contrastare il vecchio centrosinistra e ci finisce a governare insieme. E Salvini, comunque, vedendo questo e vedendo quello che sta succedendo nel governo, ha deciso che questo amico forse sta diventando un ex amico. E Salvini fa un passo indietro e si gira e guarda di nuovo un centrodestra allargato, come consigliavano tutti gli altri del centrodestra. E il 19 ottobre è proprio il giorno dove Renzi si riunisce alla Leopolda con tutti i suoi gruppi. Chissà perché, probabilmente per decidere sulla legge finanziaria che proprio in quel giorno, 19-20 ottobre, deve essere presentata la bozza, poi deve essere votata da Camera e Senato, quindi lì è la prima vera prova della tenuta del governo giallo-rosso PD 5 Stelle, che non è più PD 5 Stelle, adesso è PD 5 Stelle, Renzi con la sua nuova creatura Italia Viva, più Leu. Renzi è diventato l'ago della bilancia del governo. Quando Di Maio diceva va bene col PD, ma Renzi no. E Renzi ha detto ah sì? Ed è tornato più forte di prima. Adesso dovete parlare con lui per le scelte di governo. E Salvini accetta una sfida televisiva. Nasce proprio a porta la terza camera, prima dell'avvento imponente di internet, delle dirette Facebook, eccetera, eccetera. Si parlava in Parlamento, in Senato o in televisione da Bruno Vespa, che chiamavano la trasmissione porta a porta come la terza camera. Come un ambiente anche lì, assolutamente legittimatamente politico. Quindi lì Renzi sfida mandando via WhatsApp un messaggio a Salvini. Dice abbiamo mandato un messaggio a Salvini che ha risposto che è pronto per fare una sfida televisiva. Apriamo una parentesi. Salvini e Renzi non sono nemici, non si odiano, attenzione, Salvini e Renzi in questi 14-15 mesi di governo si sono sentiti spesso al telefono, hanno il cellulare, si chiamano, hanno parlato di tante cose, ci sono anche delle fotografie su Google dove vedete che si incontrano proprio dentro il Senato, si scambiano delle battute, ridono, divertiti, quindi attenzione, Salvini e Renzi non sono nemici, non sono persone che si odiano, sono avversari politici, che è diverso, attenzione, l'avversario politico non è un nemico che non ci parli e ti giri dall'altra parte. Nelle vecchie repubbliche italiane,
Prima, Seconda Repubblica, Terza Repubblica, eccetera, eccetera. Principalmente in Parlamento erano tutti conoscenti, tutti tra virgolette amici, ma avversari politici, quindi persone che si parlavano assolutamente sempre e comunque, però poi con le interviste, le scelte politiche diametralmente opposte. Questo succede anche a Salvini e Renzi. Quindi Renzi manda un WhatsApp in diretta, Salvini lo legge e risponde perché si conoscono, si sono sentiti molte volte prima della scissione di Renzi e prima della caduta del governo, si erano sentiti molte volte, probabilmente c'era anche un accordo tra loro due, cioè Salvini cercava di capire, Matteo, ma tu che cosa stai facendo? Ha detto, no, non ti preoccupare, andate avanti, io sto alla finestra. Poi le cose sono precipitate e sono cambiate politicamente, ma non personalmente, per questo che Salvini avrebbe accettato un confronto televisivo, un confronto televisivo che si fa quando? Si fa di solito tra due candidati premier. Renzi sta bruciando le tappe perché lui vuole a tutti i costi sentire. Renzi non è un uomo di squadra, Renzi vuole comandare. È fatto così, è una persona ambiziosa, vuole comandare. Quindi lui col nuovo partito vuole andare a scontrarsi, vorrà fare una coalizione di centrosinistra dove lui è il candidato premier. Per essere candidato premier deve avere un certo numero di voti più degli altri partiti. Cioè, mettiamo che il PD rimanga al 10% perché Renzi gli sta portando via un altro 10%, anche se i sondaggi lo danno al 3,5%. Lui dovrebbe cercare di avere il 12% e fare scendere il PD all'8%, in modo che in una coalizione di centrosinistra lui sarebbe naturalmente il candidato premier che dovrebbe scontrarsi con l'altro candidato premier della coalizione di centrodestra, Matteo Salvini. Quindi Renzi vuole bruciare i tempi e fare un classico confronto televisivo come quello dei tempi Prodi, Berlusconi, sempre da Vespa, con i minuti, 3 minuti parli tu, 3 minuti risponde l'altro. Questo vuole fare Renzi ed è il suo obiettivo e l'altro ha accettato. Però intanto continuano le accuse, governo poltrone e sofà, governicchio del tradimento, nato con la truffa, che pena, prima incassa posti e ministeri, poi fonda un nuovo partito, Renzi, e poi contro Sergio Mattarella, pensarci prima e restituire il diritto di voto agli italiani pareva brutto, e poi se la prende anche con Di Maio, Salvini che dice colpevole di aver accettato l'ultima puntata renziana di uno scacco che il segretario della Lega non accetta. E poi lo definisce ministro Vinaville attaccato alla poltrona. Quindi un ministro Vinaville attaccato alla poltrona che ora lavora agli inciuci in Umbria, Calabria ed Emilia, Romagna. E poi accusa Di Maio di essere filo cinese e dice Di Maio è tanto legato alla Cina da aver preso come capo di gabinetto colui che è già stato ambasciatore italiano in Cina. Parla di Ettore Francesco Sequi, che ha seguito da vicino anche l'adesione dell'Italia alla Via della Seta. E dice in tempi di guerre combattute tra USA e Cina, combattute anche in territorio italiano, l'intenzione di Salvini è mettere sale su una ferita ancora aperta. Ma secondo Salvini apre una nuova prospettiva e dice probabilmente ci sarà un'altra scissione che sarà tra i 5 Stelle. Dice io ho incontrato tanti sostenitori e militanti 5 Stelle proprio a Pontida, venuti per la Lega, arrivati da Savona, Roma, Emilia, Calabria, Milano, per dire no, per dire ho una dignità, ho creduto nel progetto dei 5 Stelle, l'hanno svenduto per due poltrone. Io ogni tanto leggo per sbaglio, perché sapete con tutti i messaggi che ci sono sul canale non ho proprio la possibilità di leggere i messaggi, anche perché molti sono insulti, pesanti, quindi. Però vedo a volte alcuni commenti che dicono io ho votato per i 5 Stelle, sono rimasto deluso, non lo farò mai più. E non uno, ne ho trovati parecchi. Salvini comunque dice porte aperte della Lega. Chi vuole dei 5 Stelle si presenti, dica chi è, i suoi progetti, la sua visione e noi non abbiamo nessuna preclusione verso i 5 Stelle che non vogliono accettare quello che stiamo vivendo adesso. Ma un appello diretto non solo ai deputati ma anche i consiglieri, perché l'obiettivo più vicino sono le regionali, il 27 ottobre la prima votazione in Umbria.
E si fa sentire di nuovo Beppe Grillo che sul suo blog scrive proprio inerente a Salvini: deve crescere i toni ed accelerare l'arroventamento degli animi di tutto lo scontento possibile. Cercherà di trasformare ogni valle del paese in una piccola Pontida. Non gli basteranno tutti i primogeniti d'Italia per le sue celebrazioni deliranti. Ma questi post di Grillo celano evidentemente una paura latente, una paura reale che ha Grillo. Grillo sa perfettamente che Salvini trasformerà ogni piazza in una piccola Pontida, che Salvini, dato di nuovo in crescita nei sondaggi al 34%, ci metterà un attimo a passare dal 34% di nuovo al 38-39% e magari passare la soglia dei 40, del 40%. Grillo sa perfettamente che l'alleanza col PD è una porcheria. Lui lo sa, è un uomo intelligente. Ne ha dette di tutti i colori contro il PD per anni. Ha fondato il movimento contro il PD e Renzi. Adesso è Renzi che comanda nel governo. Sa perfettamente che l'elettorato 5 Stelle e PD si cambieranno. Chi andrà con Renzi dai 5 Stelle, molti passeranno alla Lega. Molti andranno verso la sinistra che sta crescendo, nei sondaggi sta crescendo in percentuale perché molti militanti 5 Stelle ritornano dalla sinistra dove venivano, altri vanno alla Lega che trovano in Salvini un nuovo interlocutore o forse ci potrà essere, come dice Salvini, una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, dove ad esempio con a capo di Battista una corrente più centrista. O più di sinistra, credo più centrista, e lasciare Di Maio e alcuni come adepti al PD, come una costola del PD. Potrebbe esserci uno spezzettamento, uno spezzatino di partiti in vista delle prossime elezioni, veramente incredibile. Diciamo che la politica italiana ci ha fatto vedere in questi ultimi mesi che veramente è una trama degna di una commedia italiana di quelli degli anni 80, veramente una trama e una commedia magistrale. Cioè, meglio o peggio di così non si poteva fare. Meglio di così o peggio di così, scegliete voi, date voi magari un commento sotto il video. Diciamo che se la politica italiana non fosse così, questo canale non potrebbe esistere. Se fosse una politica del Nord Europa dove tutto fila dritto, silenzio, nessun commento, nessun gossip, nessun tradimento, però esiste questo canale che principalmente parla di notizie principalmente politiche, se no, se non fosse un Parlamento di buffoni e un Senato di pagliacci e un governo ridicolo come quelli che si sono succeduti da sempre, io non potrei stare qui a parlarvi e voi non sareste così appassionati di politica. Grazie e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.